perennemente in emergenza, riporta punti a casa. Si tratta ormai del sesto risultato utile consecutivo, 3 pareggi e 3 vittorie, di cui 2 esterne. Per il Castrovillari, brillante formazione ad inizio torneo ed oggi incapace di vincere, si tratta del 6° pareggio consecutivo. Meno ricco di azioni il primo tempo rispetto alla ripresa. Nei primi 45 minuti di gioco i neroverdi reggono bene la pressione dei padroni di casa grazie ad una difesa attenta e ben chiusa. Come sempre accade, un singolo episodio può condizionare una partita, specie se a favore dei padroni di casa, specie se nel corso di una partita disputata su di un terreno reso pesante dal maltempo, come nel caso del derby Teramo-Chieti. In questa occasione però i calabresi la loro chance se la sono vista sfumare sulla traversa su questa punizione di Ballestrieri timbrata al 21°. I 1000 spettatori presenti ieri hanno potuto seguire, come detto, una seconda parte della contesa più ricca di colpi di scena. Il primo arriva immediatamente al rientro. Sarà il Chieti a muovere le acque con il suo migliore elemento in campo, Gennari. Un rimpallo favorevole agevolerà l'attaccante neroverde, lesto ad approfittarne sull'uscita alla disperata del portiere Dei. Così difficile passare in vantaggio per il Castrovillari, eppure così semplice agguantare il pareggio, cose del calcio. Tra i pali il Chieti non presenta più Agresta, uscito per infortunio al 25° del primo tempo, lesione al menisco per lui. A difendere il vantaggio ci sarà Lepore, non del tutto incolpevole sull'immediato pareggio dei padroni di casa. Nasce da corner l'autorete di Caocci su colpo di testa di Chiappetta che spiazzerà l'estremo difensore teatino. Raggiunto il pareggio dopo soli 7 minuti, potrebbe essere per i locali l'occasione buona per puntare al risultato pieno, ma così non sarà. I riflettori offensivi del Castrovillari si rispengono e la gara viene accesa dalle poche incursioni da ambo le parti firmate da Morello, Bertarelli ed Altomonte. Il Chieti dunque continua a far sul serio, con i risultati sul campo e con gli infortuni. Ogni giocatore con problemi di questo tipo casca sempre in incidenti seri. Questa settimana è il caso di Agresta, come ciliegina sulla torta poi arriverà la squalifica di Ingrosso. I risultati però arrivano, per la serie, le motivazioni contano assai più di schemi e nomi altisonanti.